Bentornati in questo nuovo video tutorial su After Effects. Oggi vi spiego come fare dei titoli di coda professionali in After Effects. Vi dico già che in realtà per seguire questo tutorial l'unico software che serve non è Adobe After Effects ma è Photoshop, perché Photoshop è indispensabile per poter editare il template che vi farò scaricare nel corso del tutorial. Quindi vi ripeto, non serve per forza After Effects, questa cosa la potete fare in qualunque video software di video editing, quindi Avid, Premiere, tanto alla fine basta poter impostare un movimento, però Photoshop serve, inevitabilmente serve. E quindi niente, io ragazzi vi lascio subito al tutorial. Per creare dei titoli di coda professionali per i vostri video è sufficiente andare nella descrizione di questo video e scaricare questo file qui, questo template and credits. Questo è un file del 27 maggio 2012 che non è altro che un template che è stato realizzato da Ryan Connolly di Film Riot. Mi sono accorto però che nel video originale che avevano fatto loro questo file non era più disponibile, allora ho detto lo ricarico io e ci faccio anche un tutorial per il pubblico italiano in sostanza. Quindi una volta aperto questo PSD ci fate doppio clic per aprirlo in Photoshop, lasciamo stare questa roba e qua abbiamo il nostro file. Vi dico già una cosa, questo metodo di farlo con il file PSD è solamente più comodo per avere visivamente un'idea di quello che stiamo realizzando. Naturalmente è possibile anche realizzarlo direttamente dentro ad After Effects, però vogliamo fare le cose così, le facciamo così. Quello che bisogna fare è editare i testi e mettere i propri, per esempio basta andare qua e cambiare i nomi, potete scegliere i nomi che volete, io adesso non cambio niente, e ci sono queste linee qua che sono in fondo questi horizontal layer, right column e left column. In sostanza queste qua servono per allineare correttamente gli elementi di testo. Una volta che avete fatto tutte le modifiche che volete, potete anche aggiungere altri paragrafi in sostanza, qua è semplicemente un testo di Photoshop, quindi vedete voi, quello che è sufficiente fare è disabilitare la visibilità per questi livelli qua, che sono solo delle guide, e anche per lo sfondo, questo perché ci dà più libertà in After Effects in sostanza. Una volta fatto questo, salviamo il file così, io adesso gli do un nome diverso, lo chiamo Template and Credits 2 e lo salviamo. A questo punto andiamo in After Effects e importiamo il file. A questo punto trasciniamo il file in After Effects e ci chiederà come lo vogliamo importare. Noi possiamo scegliere footage tranquillamente e con merged layer e fare clic su OK. A questo punto creiamo una nuova composizione, io la creerò in Full HD normale, la chiamiamo End tranquillamente e magari come durata gli diamo, 40 secondi, poi ce la giochiamo bene noi. E come sfondo io scelgo il nero. A questo punto possiamo trascinare il nostro template and credits 2 in questa composizione e possiamo zoomare. A questo punto dobbiamo solo spostare questo testo. Per farlo ci sono due modi, secondo me possiamo fare quello più semplice, ossia selezionare il livello, premere il tasto P sulla timeline e spostare questo parametro, in questo caso il secondo, che è quello che regola l'altezza, in alto, quindi gli diamo dei valori negativi. No, scherzavo, in basso, perché naturalmente deve apparire da qua. Diamo un fotogramma chiave, andiamo avanti per esempio a 20 secondi, così, e poi dopo magari lo regoliamo, e a questo punto spostiamo tutti questi titoli di coda qua, in alto, ok. Se avete anche un logo da aggiungersi, vi basta importare anche quello. Ok, ho importato un pulsante di YouTube, facciamo finta che questo sia un logo. Vi basta importarlo in questo modo, regolare la dimensione, eccetera. Ok, poi una volta che troviamo il punto in cui, ecco per esempio, noi vogliamo che stia in questo punto così, posizionato in questo modo, a questo punto utilizziamo il parenting e lo colleghiamo al nostro livello principale. E vedete, lui si sta praticamente attaccato, che magari dobbiamo regolare questa prima parte qua, però in sostanza il video va così. Ecco, probabilmente questo è un pochino troppo veloce, quindi magari allarghiamo lo spazio tra i fotogrammi chiave e magari, ecco, in questo modo
così si leggono perfettamente. Il bello è che adesso su After Effects potete fare tutte le regolazioni che volete, potete aggiungerci delle maschere, potete per esempio fare un nuovo solido, farlo per esempio di questo rosso così, e niente, avete questa cosa abbastanza carina. Se volete potete anche cambiare lo sfondo, magari si può prendere questo e renderlo leggermente più scuro, ok? E già è una cosa più carina, più personalizzata. Ho fatto qualche altra piccola modifica, ma in sostanza questo è come si creano dei titoli di coda molto professionali in After Effects. Questo, ripeto, lo potete fare anche in Premiere o comunque in qualsiasi altro software di editing, anche Final Cut e Avid, quelle robe là vanno tutte bene. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate imparato qualcosa. Era una cosa relativamente semplice, però molti me lo chiedono, io dico non ce l'ho ancora un video. Ora ce l'ho un video, ottimo. Vi ricordo che per restare aggiornati sulla pubblicazione di questi video vi conviene seguirmi sui vari social network che trovate nella descrizione di questo video. E se avete domande, suggerimenti o altro che volete comunicarmi, potete farlo tramite un commentino sempre qua sotto. Io vi ringrazio ancora una volta per aver guardato il video e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!